Il mio nome è sempre Gabri Costa, ragazzi, non scordatevelo mai. Dopo che vi ho fatto vedere tutte queste cose a Marvel contro Capcom Infinity, dovete vedere tutti i contenuti extra. Dopo che vi ho fatto vedere i personaggi e le scene della modalità storia, vi faccio vedere i contenuti extra. C'è da spiegarvi come sono fatte tutte le armi e tutte le mosse dei personaggi. Datemi a sentire. Hadouken. La Hadouken è una manifestazione fisica di energia che può essere scagliata contro l'avversario. È una tecnica che può essere eseguita solo da coloro in grado di canalizzare il proprio spirito. La Hadouken rappresenta la padronanza dello stile di arti marziali denominato Ansatsuken. Questa è la mossa di Ryu, il personaggio di Street Fighter. Zeta Saber. Zeta Saber, una letale lama energetica. La Zeta Saber è l'arma principale di Zero. Oltre a essere in grado di tagliare anche i materiali più resistenti, la Zeta Saber può essere usata per lanciare onde di energia o altri elementi quando caricata. Bomba Zucca. Le bombe zucca sono granate compatte e dal peso leggero usate da Green Goblin nelle sue battaglie contro Spider-Man, normalmente cariche di esplosivo. Vengono anche utilizzate per emettere gas stordente, fumo e persino una sostanza adesiva. Mjolnir. Forgiato dai nani, Mjolnir può essere impugnato soltanto da coloro che sono degni del potere di Thor. Mjolnir è in grado di evocare gli elementi della tempesta, fulmini, vento e pioggia, e tra le sue tante proprietà soprannaturali è capace da colui che lo impugna dopo essere stato lanciato. Capite? Mjolnir è il martello di Thor e a noi ci piace tantissimo. Prova il martello di Thor, vedrai che ti divertirai. Questo è l'elmetto Servbot di Frank West. Un elmetto utilizzato da Frank durante le sue battaglie contro gli zombie. Questo elmetto non solo funge da protezione per evitare i morsi degli zombie, ma rende l'avversario disorientato permettendo a Frank di contrattaccare. Ispirato dai 41 servbot di Tron Bonny. I servbot e Tron Bonny c'erano in Mega Man Legends. Questo è lo scudo di Capitan America che noi conosciamo tutti. Lo scudo di Capitan America, composto principalmente di vibranio, un metallo che lo rende praticamente indistruttibile, lo scudo di Capitan America è diventato un simbolo di giustizia e libertà in tutto il mondo. Grazie alla sua forma aerodinamica, può essere usato in maniera offensiva se lanciato contro l'avversario o in maniera difensiva per respingere attacchi fisici e proiettili. Infatti, lo scudo di Cap è sempre indistruttibile, lo lancia un boomerang e poi gli ritorna sempre. Questa è la Good Slayer. La Good Slayer di Gamora è una delle sue armi principali. È in grado di tagliare i materiali più robusti dell'universo e racchiude un nucleo energetico all'interno della sua elsa che aiuta a renderla stabile. Ho parlato abbastanza, ragazzi. Meglio salutarvi. Vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, come sempre. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace e basta. Il video condividetelo e iscrivetevi.